Ciao a tutti, benvenuti. Questa sarà una pratica di yoga dolce. Gli attrezzi che serviranno oggi saranno probabilmente due mattoni per alcuni, quindi tenetevi comodi lì vicino. Quindi sarà una pratica che si focalizzerà sugli equilibri, sulle gambe, quindi partiremo dalle fundamenta, dai piedi e dalle gambe per cercare di coltivare attraverso il corpo anche presenza mentale e ascolto e interiorizzazione. Quindi seduti comodi, anche un mattone, cuscino sotto i glutei per mantenere i fianchi più alti, mani alle ginocchia, schiena lunga e distesa. Andate a chiudere i vostri occhi, appunto con l'intento di portare l'attenzione verso l'interno. E per iniziare faremo qualche ciclo di respirazione consapevole, quindi respiro vostro, così come arriva, senza volerlo modificare inizialmente. Quindi espirate completamente, inspirate il vostro inspiro naturale, cercate di allungare velocemente anche la schiena verso l'alto, la base fino alla sommità della testa. E nell'espiro mantenete questo spazio, questa distensione e dolcemente lasciate uscire il vostro espiro. Inspirate profondamente, sentite il respiro dove per lo più si localizza oggi, in questo momento, qui ora, e espirate completamente. Inspirate. Espirate, quindi notate se c'è qualche punto di tensione, qualche epicentro di tensione o la base del collo, o alla gola, o al petto, oppure semplicemente respiro così com'è, attraverso una ricognizione dell'aria calda che entra e aria fresca che esce dalla punta del naso. Quindi un momento iniziale, un momento dove ci si riconnette verso l'esperienza fisica, quindi attraverso il laboratorio delle asana e del pranayama, quindi attraverso la vostra pratica, la vostra sadhana. Un momento di ricongiunzione, di ascolto. Da qui andate a portare la vostra mano sinistra alla base della gola, mano destra al ventre. Faremo qualche ciclo di respirazione trifasica, quindi mantenendo il basso ventre tonico, localizzerete il respiro nella regione addominale, un po' più nella parte alta, nel torace, che espande in modo tridimensionale, anche laterale della vita, anche posteriormente, e alla base della gola, quindi il petto solleverà verso l'alto. Qualche ciclo in questo modo, quindi è l'anticamera questo di ogni tipo di respirazione yogica e anche respiro jai. Espirate completamente fino a terra, inspirate espandendo il ventre, i laterali della vita, torace che sale verso l'alto, mento parallelo verso terra, mento leggermente verso lo sterno. Espirate completamente dall'alto. Clavicole, torace, ventre, mantenendo questo spazio, questa distensione. Inspirate. Espirate. Inspirate profondamente. Un momento di pausa, sospensione al termine dell'inspiro. Soham. Io sono questo spazio quieto, questo momento di interiorizzazione, di ascolto, espirate. Ancora inspirate. Pausa. Soham. Espirate completamente. Mani giunte in fronte al cuore ed iniziamo con tre Om. Espirate completamente. Inspirate. Inspirate.
profondamente e sciogliete le vostre mani. Aprite pure gli occhi, benvenuti. Se avete un supporto sotto i glutei lo togliete, quindi riprendendo il respiro trifasico, procediamo verso il respiro già, il respiro del vittorioso oceano che permette di scaldare il corpo nella fase di respiro, attivando Mula Bandha, pavimento pelvico verso l'alto, vi darà molta stabilità nelle posture, soprattutto di equilibrio, e va a rimuovere muco in eccesso all'interno del corpo e nell'apparato appunto respiratorio. Quindi nell'inspiro, sulle braccia verso l'alto, lunghi laterali della vita, sempre dal naso già, e espirate, sguardo il ventre, gonfiate dietro, pube bene verso voi, inspirate, espirate, sciogliamo la schiena, bene i bordi dei piedi attivi a terra, anche le dita aperte, ben forte, inspiro, espiro, inspirate, sguardo può salire, espirate in accordo con le vostre possibilità, inspirate, espirate, l'ultimo, inspirate, il centro delle scapole si unisce, spalle morbide, rilassate, collo disteso, espirate, sguardo ventre, mento allo sterno, inspirate, espirate, mani a terra. Andate ad aprire i vostri piedi, larghi quanto il tappetino, lo sto da questo lato, lasciate pure le mani a terra in supporto, mantenendo bene i piedi attivi, alluce, mignolo, centro il tallone, spingolo bene a terra, volta plantare interna, attira verso l'alto. Questa è appunto il fondamento per mantenere forza nelle gambe e distensione della schiena. Espirate, portate le vostre ginocchia verso destra, sguardo verso sinistra. Inspirate al centro, espirate verso sinistra, sguardo a destra. Inspirate, le mani dietro vi aiutano a mantenervi lunghi e distesi, senza abbandonarvi dietro. Inspirate al centro già, espirate ginocchia verso sinistra. Inspirate al centro, espirate ginocchia verso destra, sguardo a sinistra. Inspirate al centro e col passaggio che preferite, in giro, vi portate a carponi. Centro del polso e linea con l'esterno della spalla, dita bene aperte anche sopra le ginocchia. Lasciamo i colli dei piedi a terra per un momento. Qualche ciclo di Marjariasana, gatto Mukha, quindi con i colli dei piedi preverete a terra e vi trovate la forza, l'estensione per aprire verso l'alto. Inspiro. Nell'espiro puntate i piedi, stringete i glutei, Mula Bandha velocemente, tirate e attivate il movimento pelvico verso l'alto. Inspirate, colli dei piedi a terra allungati, le spalle tirano indietro. Espirate, le spalle restano dove sono, sotto i polsi, sguardo al vento. Inspirate, allungate. Espirate, già sguardo al ventre. Costole basse, le ultime tirano verso l'alto. Inspirate. Espirate. Inspirate. Espirate, puntate i piedi. Inspirate, vi portate neutrali con la schiena, andate a distendere dietro la gamba destra con le dita puntate, bene anche il mignolo, il tallone preme indietro, ventre ben attivo, il basso ventre sostiene, il costo, il fluttuante, le basse attirano verso l'alto. Quindi staccate il vostro ginocchio sinistro da terra, collo ben disteso, inspirate ujjayi, espirate ujjayi, inspirate, allungata dal tallone indietro in destro fino alla sommità della testa. Nell'espiro, centro del petto si ammorbidisce, il ventre si contrae ancora. Inspirate. Espirate. Giù ginocchio destro terra, sinistra terra, lì dov'è. Parte interna del piede destro, pavimento, sul braccio destro. Quindi premete bene il palmo della mano sinistra terra. Sguardo in alto, mano destra in ghiandola. Inspiro già, espirato già, il vostro ginocchio sinistro esattamente sotto l'anca, lo stesso terra, mano sinistra, e braccio sulla stessa linea, inspiro, espiro, piedi attivi, i piedi sulla stessa linea fra di loro, espiro, nell'espiro mano destra terra, carponi, inspirato,
lasciando i piedi puntati allungati verso l'alto, come Marjaryasana, nell'inspiro, nell'inviti, Adho Mukha Svanasana. Scendete le ginocchia un po' piegate, iniziate a portare a terra un tallone qui l'altro. Continuando a premere bene con le mani il pavimento per Adho Mukha Svanasana, il collo è morbido, sguardo i piedi. Scende ben attive, cave, nell'espiro, vi portate di nuovo a terra, andate a distendere la gamba sinistra, dall'inguine sinistro tirate verso l'alto, braccia tese e staccate il ginocchio destro. Chi ha problemi ai polsi può lasciarlo anche a terra, inspirate, dal tallone sinistro alla sommità della testa, espirate, inspirate. Espirate, inspirate, espirate, Ujjayi. Giù il ginocchio destro, puntate i piedi, stessa cosa dall'altro lato, bordo interno, il piede sinistro, pavimento, palmo della mano destra ben forte, potete guardare anche a terra la mano per dare più stabilità, fianco destro ben presente, anche la pianta del piede sinistro a terra, mano sinistra in alto, Gyanmukha. Indice, pollice, uniti la dritta verso l'alto. Quindi muscolarmente siete presenti, sentite ben attivi, forza all'esterno verso l'interno. Inspiro. Espiro, mano sinistra a terra. Ginocchio al pavimento. Inspirate, aprite. Espirate, Adho Mukha Svanasana. Inspirate, su talloni verso l'alto, petto verso le cosce. E nell'espiro provate a portare i vostri talloni in direzione di terra. Se sentite molto peso nelle spalle, vuol dire che ancora c'è poca mobilità dei bacini, conviene tenere le ginocchia piegate con sui talloni, avvicinare bene il petto verso le cosce, senza collassare sulle spalle, anzi l'occhio di gomito, la parte di terra, tira bene in avanti, bicipiti verso l'alto. E se c'è qualche tensione alle spalle, le dita anche di qualche grado verso l'esterno. Sguardi in mezzo alle mani, piede destro avanti in mezzo alle mani, sinistro avanti nell'espiro, Uttanasana. Piedi larghi quanto ne altri, anche ginocchio un po' piegate su. Inspirate sulle braccia. Espirate, mani a terra, Uttanasana. Inspirate, Ardha Uttanasana, mani a terra. O alle tibie per allungare bene la schiena, le spalle non collassano a terra ma tirano verso il centro della schiena. Espirate, Uttanasana. Se servono i due mattoni, li tenetevi vicino ad ogni evenienza. Adattate in modo sartoriano la vostra pratica. Inspirate, gamba sinistra dietro per mantenervi spaziosi con un respiro, quello l'indice libero. Espirate, destra e dietro, Adho Mukha. Inspirate, sulla gamba destra. Espirate, piede destro avanti, in mezzo alle mani. Ginocchio sinistro al pavimento. Quindi ginocchio destro sopra la caviglia, piedi presenti come prima. E nell'inspiro, città casa. Sulle braccia verso l'alto, mani unite. Chi ha problemi alle spalle, può lasciare sempre, anche se lo dico, le mani staccate. E mani in Gyanmudra. Rilassando bene le spalle, sentendo bene le scapole che si integrano alla zona dorsale. Quindi allungate anche leggendo la gamba destra davanti, bene verso l'alto, tonificando bene il ventre, lunghi la traiettoria della vita. E nell'espiro mantenendo questa azione anche di gambe forti, verso terra, ma anche una verso l'alto, se non ci fosse tappetino, le gambe sfiorerebbero verso il centro. Espirate, mani a terra, sul ginocchio sinistro, piede destro dietro, Adho Mukha. Inspirate, sulla sinistra, espirate, piede sinistro avanti, mezzo le mani. Se non arriva, prendetevi il vostro tempo per portarla, per il piano con anche le mani, due o tre passaggi. Ventre ben attivo, gambe forti. Inspirate, sulle braccia in alto, allungate, alleggerite la gamba sinistra, quindi i fianchi guardano in avanti, al lato con il tappeto, espirate. E aprite un po' di più, gambe attive, glutei attivi. Ujjayi. O trifasico, va bene.
Inspiro. Espiro. Il plastro gel che attraverso l'umore, a parte tutti gli altri benefici che ho detto all'inizio, aiuta a mantenere stabile la vostra mente nella presenza. Espirate, giù le mani, piede destro in avanti, all'uttanasana. Espirate, uttanasana. Inspirate sul braccio, espirate, mani e cuore. Verso il Namaskarasana, la variante classica col ginocchio in terra. Quindi vi stabilizzate nella vostra postura, attraverso i vostri fondamenti, i vostri piedi, sentite stabilità piena, respiro presente. Nell'inspiro, sulle braccia in alto, fianchi non vanno più oltre dei piedi, espirate, uttanasana, messo che la schiena abbia questa possibilità, attenzione, piede destro e dietro, nell'inspiro giù il ginocchio destro, sul ginocchio destro, piede sinistro dietro, tenete respiro distante, espirate, ginocchia, petto, mento, terra, shtangasana, piegate bene i gomiti, le reti laterali della vita, petto, mento, chi ha problemi cervicali direttamente, ventre a terra, dai piedi. Inspirate, baby, cobra o cobra, mantenete i gomiti bene dritti, il collo ben lungo disteso, chi ha problemi di schiena, con braccia anche terra, spalla in linea al gomito, gambe attive, mignoli premono a terra, le ginocchia sono staccate, gambe presenti, espirate, Adho Mukha, drompiamo un po' gli schemi del respiro per il primo, per qualche indicazione in più. Inspiro, piede destro avanti, in mezzo alle mani, giù sinistro, ginocchio. Espirato, sinistra avanti, uttanasana. Inspirato, sulle braccia, urvashtasana. Espirato, mani al cuore. Inspirato. Espirato. Gamba sinistra dietro, nell'inspiro, giù ginocchio. Allungate bene, non chiusi, aperti. Sul ginocchio sinistro, piede destro dietro. Espirate, ginocchio aperto, mento. Inspirate, cobra. O la vostra variante, sfinge. Quindi attivando bene il ventre, il pube spinge a terra. La zona dietro tra le costole e i fianchi è spaziosa, distesa, non contratta. Espirate, tenendo bene il ventre, Adho Mukha Svanasana. Inspirate, sinistra avanti, giù destra, ginocchio. Espirate, destra avanti. Inspirate, sulle braccia. Espirate, mani al cuore. Piegate le ginocchia con le mani sfiorate a terra. Inspirate, Utkatasana, mani in piramide. Ventre ben attivo. C'è peso anche i talloni, anche se c'è peso equo. Ci portate qui l'attenzione per allungare il coccio verso terra, non per allungare la curva fisiologica lombare, ma per creare un po' di distensione per evitare di sganciare. Ventre forte. Se le braccia sono stanche, mani nel ginocchio. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspirate. Espirate. Il prossimo inspiro permette a terra i piedi, gambe tese, inspiro, allungate, espirate, uttanasana. Con le mani agganciate ai vostri gomiti, tre brahmani a menuta, se serve, ginocchio un po' piegato. Qui il sacro lascia un più alto rispetto alla zona lombare, questo vi aiuta a mantenere la schiena più distesa, dare un po' più di mobilità, bacino finché piano piano non si rende più disponibile. Sciogliete bene le spalle, bene i gomiti pesanti a terra. E muta dalla gola. Inspirate. Inspirate. Inspirate profondamente.
gambe a sinistra e dietro, nell'inspiro, giù il ginocchio, sinistro. Lasciate la mano sinistra a terra oppure sul mattone, se sentite il fianco sinistro chiudere, ventre ben attivo, su, braccio destro. Statico per il momento, inspiro, già allungate la base della schiena, la sommità della testa, nell'espiro vi aprite un po' di più verso l'alto. Puntando bene il piede sinistro, se è possibile, su il ginocchio sinistro. Andremo a fare questo. Inspiro, questa stessa postura, cercando di approfondire ad ogni inspiro, di allungare. Nell'espiro, braccio destro andrà sotto il braccio sinistro, il tallone sinistro al pavimento. Gli ischi non verso l'esterno, ma le gambe continueranno ad abbracciare nel centro, muscoli ben presenti. Quindi inspiro sul tallone. Sul braccio sinistro, più per alcuni potrà seguire il mattone sotto la mano sinistra, lo prendete, espirate, braccio destro sotto, il ventre si contrae, inspirate, aprite, laterale della vita destra apre, espirate sotto, inspirate, le gambe sono presenti, il petto apre, espirate, braccio destro sotto, inspirate, solo il braccio destro. Espirate, giù il tallone sinistro, giù il braccio. Inspirate l'ultimo sul braccio destro. Espirate, braccio destro, sotto. Lasciate il bordo e stare il piede destro sul ben parallelo, la coperta del tappeto. Andate a portare l'avambraccio destro sulla coscia destra. Oppure una buona idea il mattone, lo portate all'interno del vostro piede e premete il vostro avambraccio verso la tibia destra, ventre ben attivo, sul braccio sinistro. Quindi tre varianti, avambraccio senza collassare, ma una spinta attiva, laterale della vita destra è lungo, o la mano, chi vuole intensificare, mano senza appoggio, quindi l'avambraccio spinge contro la tibia contro l'avambraccio, sguardo in alto a terra. Inspiro, ujjayi. Espiro, Ujjayi. Inspirate, passate le spalle lungo la schiena. Espirate, centro il petto, si ammorbidisce, il ventre si contrae. L'ultimo, inspiro. Espiro. Mani al pavimento. Sul tallone sinistro, piede destro dietro. Nell'espiro, ginocchia, petto, mento, Ashtanghasana. O stessa indicazione di prima. Inspirate, cobra. Ventre forte, espirate, adduca, sentite la differenza tra un lato e l'altro, dico un senso di scoperta dei principianti, che sono delle qualità principali che dovrebbe portarvi sul tappetino, inspiro, espiro, al di là della forma del vostro corpo, il vostro sentire interno, in primis, inspirate, espirate. Sulla gamba sinistra nell'inspiro e nell'espiro piede sinistro avanti in mezzo alle mani. Lasciate la mano destra a terra, palmo, polpastrello, mattone, come volete, la gamba destra è forte, dall'indine tirate verso l'alto. Sul braccio sinistro, mano sinistra in diagonale. Inspiro, Ujjayi. Espiro, Ujjayi. Inspirate dalla base della schiena allungata. Espirate, prendete la mano destra a terra, riaprite un po' di più verso sinistra, gamba sinistra è forte. Inspirate, espirate, inspirate, allungate. Nell'espiro preparate, passare sotto come infilare un ago, braccio sinistro sotto, pianta destra a terra. Inspirate sul tallone destro, sul braccio sinistro. State connessi mentalmente con questo movimento, espirate. Succede nel corpo, inspirate, aprite, espirate, inspirate, espirate,
Bene, molto stanco di destra, inspiro. Espiro. Stop. Piede destro ben forte. Stessa variante di prima. Avambraccio, braccio teso o mano sinistra al mattone o in sospensione sul braccio destro. Braccia sulla stessa linea, inspirato Jai. Espirato Jai. Inspirato. Espirato. Inspirato profondamente. Espirato. L'ultimo. Inspirato. Collo lungo. Espirato. Giù le mani. Sollevato il talone destro, piede sinistro dietro. Nell'espiro. Ginocchia. Petto mento. Inspirato. Cobra. Sfinge. Espirate. Ardha Mukha Svanasana. Inspirato Ujjayi, espirato Ujjayi. Nell'inspiro lunga la schiena, c'è spazio, l'ombelico esterno. E nell'espiro, centro del petto si ammorbidisce e il ventre si contrae. Ancora inspirata, espirata. Giù le ginocchia al pavimento, andate a faccio vedere prima sul lato opposto, andate a sbilanciarvi sul vostro ginocchio sinistro, quindi puntate come un cavalletto il vostro piede sinistro verso l'esterno, distendete la gamba destra indietro, parte interna del piede destro verso terra. Sapete come abbiamo fatto all'inizio, ma c'è più appoggio rispetto a prima. Palmo sinistro ben a terra, sul braccio destro verso l'alto. Per cui se è possibile, mantenete bene la mano, sinistra talone in ginocchio, sotto l'anca, staccate bene il vostro piede, destro, il talone preme bene verso dietro, sulla gamba. Quindi sentite bene il gluteo forte, bene attivo. Inspiro, allungate. Espirate. Andate a piegare il vostro ginocchio destro, con la mano destra agganciate il collo del piede, nell'inspiro tirate. Il tallone verso l'ischio e nell'espiro aprite, prendo bene il petto, il ventre attivo, se è possibile agganciare con la mano il piede, niente, mantenete disteso la gamba, va bene. Inspiro, Ujjayi. Espiro. Inspirate. Espirate. L'ultimo. Inspirate, baby, dita pingelata, inspiro. Espiro. Distendete la gamba sinistra, destra, ritornate al centro, quindi riportate il vostro piede sinistro a terra, puntate bene il piede sinistro, sulla gamba verso l'alto. Ardha Mukha Sutra supporti. Espirate, piede destro avanti, mezzo mani, sto facendo lo specchio. Piede sinistro avanti, mezzo mani. Piegate le vostre ginocchia. Sulle braccia verso l'alto, prima di Utkatasana, mano in Dhyanamudra. E poi braccia in avanti, polsi nelle vostre spalle e palmi verso terra. Integrate bene le vostre spalle, le attirate indietro, collo lungo e disteso, ventre attivo e andrete a sbilanciarvi sulla vostra gamba destra, sul ginocchio sinistro e abbracciate. Con un intreccio oppure due, anche piedi sinistro dietro il polpaccio. È il braccio destro che andrà sopra, che apre le mie spalle come una croce. Mani alle spalle, chi può, facendo, piegando i gomiti, avambraccio su avambraccio, agganciato, Garuda. E affondato un po' di più. Su un'ottima postura che va a coltivare equilibrio e stabilità mentale. Inspiro. Espiro, piede destro forte, inspiro, espiro, l'ultimo, inspirate, espirate, sciogliete le vostre mani, giù il piede sinistro, sulle braccia, inspiro, espirate, Uttanasana, inspirate, Ardha, espirate, Uttanasana,
Gamba sinistra dietro, gamba destra dietro, apri buca Svanasana. Inspira Ujjayi. Espira Ujjayi. Inspira. Espira. Giù le ginocchia a terra nell'inspiro. Vi andate a sbilanciare sul ginocchio destro, puntando bene il vostro piede, distendete la gamba sinistra dietro, parte interna del piede, quindi non il fianco indietro, ma tirate il pubine avanti, fianchi apri. Sentite che serve un supporto sotto la mano, potete anche farlo sul braccio sinistro, se è possibile, sulla gamba sinistra. Premendo bene il tallone dietro, inspiro Ujjayi, espiro Ujjayi, inspiro, espiro. Se volete, uguale a prima, attirate il vostro tallone sinistro all'ischio, mantenendo spazi, fianchi tirano in avanti, inspiro, attirate il tallone all'ischio, nell'espiro provate a staccare, vedi, Kapinjalasana, sguardo verso terra se serve più stabilità oppure verso l'alto, focalizzando anche l'attenzione sul respiro, la base del clavicolo, la base del collo, inspiro, espiro, chi ha problemi cervicali lo sguardo terra va bene, inspiro, espiro. Sciogliete, mani sotto le spalle se si sono spostate, puntate bene il vostro piede sinistro dietro e sulla gamba destra. Espirate, piede destro avanti, mezzo di mano, sinistra avanti, mezzo di mano, Uttanasana. Sulle braccia verso l'alto, nell'inspiro e nell'espiro, braccia di fianco. Inspirate, Utkatasana, sedia. E nell'espiro, braccia lungo in linea alle vostre spalle, attirate bene indietro, il collo si distende dalla sua base. Questa volta vi andate a sbilanciare sulla vostra gamba sinistra, sulla destra e agganciate. Una buona idea è portare anche un mattone, eventualmente, se non riuscite a fare l'aggancio completo, potete puntare il vostro piede sopra. Entrambe le gambe sono piegate, la sinistra non è distesa. Le braccia, questa volta, sarà il braccio sinistro che andrà sopra a X, abbracciate, chi ha il braccio, gomiti sul petto, dorso con dorso, palmo con palmo per la postura finita. Inspirato Ujjayi. Espirato Ujjayi. Garuda e l'Aquila, quindi ciò che dal punto di vista più profondo e simbolico dell'asana, della postura, ci porta a avere come una visione con discernimento, con la capacità di accogliere, scegliere, vedere le differenze da un altro punto di vista, da un altro visuale. Questo è uno dei tanti doni anche dello yoga. Inspiro, espiro, stare aperti alle possibilità. Inspiro, espiro, sciogliete le braccia. Giù la gamba, piede destro, inspiro sulle braccia, espirate, Uttanasana. Inspirate, Ardha, espirate, Adho Mukha. Inspirate, Ujjayi, espirate, Ujjayi. Inspirate, espirate. Sguardo mezzo di mano e alla fine del vostro respiro con un passo o un salto, vi sedete a terra dietro ai vostri polsi. Prendete il vostro mattone, un libro o nel caso va bene un cuscino, però che sia cilindrico, duro, robusto o anche dei libri con la copertina ben rigida, se non avete altro. Prendete Paritta Karani con il Kapalabhati, Kriya. Vi sdraiate a terra con le ginocchia piegate, il mattone piatto per chi ha problemi di schiena, medio o anche alto. Premendo bene i piedi a terra, quindi i talloni saranno vicini ai glutei,
Prima usate le braccia e le mani per aiutarvi a salire verso l'alto, parte superiore delle spalle spinge a terra, testa in dalle orecchie verso terra. Inspirate sui fianchi. Prendete il mattone nella vostra variante. Chi ha problemi eventualmente anche di pressione alta oppure in questo momento c'è il ciclo, meglio lasciare i piedi a terra e fare un mezzo ponte supportato in questo modo, che è molto restorativo, molto calmante, oppure su le gambe verso l'alto, le mani restano a terra. Se non trovate il vostro spazio, il vostro equilibrio, sappiate che più i piedi vanno verso il viso, quindi qua serve anche l'unità del bacino, più il mattone collassa. Quindi il ventre è attivo, piuttosto i piedi un po' più verso, diciamo, le vostre mani, piuttosto che altro. Kapalabhati, inspiro attivo, inspiro passivo. E anche qui, chi ha ciclo, pressione alta, problemi di pressione alta anche gli occhi, respira in modo normale, naturale, o già trifasico in questa postura. Inspiro, espiro. Sentite bene la differenza quando gli organi anche sono in questa postura più, questa variante più alta, grazie anche al mattone, c'è anche una sorta di riossigenamento già come postura e anche unita appunto al Kapalabhati Kriya. Quindi il Mulabandha è naturalmente attirato verso il cuore, verso la gola, verso l'alto, di antigravità dal punto di vista organico e della circolazione esterna linfatica delle gambe. Espirate completamente, inspirate per prepararvi, Kapalabhati, piedi attivi, e iniziamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, prendete pure, due, uno, espirate, 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 fino all'ultimo espiro, pausa, inspirate profondamente, spandete l'aria nel petto, pausa, e nell'espiro piegate le vostre ginocchia, un piede alla volta a terra, che con il dischino entrambi. Staccate i fianchi, via il mattone, scendete a terra lentamente e a maggior ragione chi l'aveva alto, facciamo qualche battito col sacro a terra e poi ginocchia al petto, abbracciate, dondolate destra e sinistra. Inspiro, espiro. Vi fermate, andate a portare le piante dei piedi unite, quindi le ginocchia si aprono. Agganciate con le vostre mani, bordi esterni dei piedi, lasciando il sacro terra, quindi non si solleva. Le ginocchia tirano verso voi, integrate bene, spalle verso terra, sentite anche le scapole che si accentrano, il collo più disteso. Inspirate, espirate, tutta la lunghezza della schiena, immaginando anche un colore che scorre o semplicemente osservando il respiro che sale dal ventre, molto ridimensionale, torace e fino alla base della gola, e nell'espiro dalla base della gola, torace al ventre, dando un senso di stabilità e allungo. Viso morbido, la lingua lontana dal palato. Chi ha problemi cervicali può stare in questo modo. Chi non ha problemi, stacca le mani, le gambe le tiene così come sono. Braccia al di là della testa nell'inspiro e nell'espiro, stringendo bene, bene il ventre attivo, bene le piante dei piedi. Abbraccio verso il centro, braccio al di là dei piedi.
continuando a respirare. Come se fosse una sorta di bacasana, però con un appoggio diverso sulla schiena, come forma quasi. Inspiro. Espiro. Inspirate, il collo non è chiuso, le spalle. Inspirate. Espirate. Ancora inspirate. Espirate. Sciogliete ginocchio e petto. Sciogliete un po' il collo, a destra e a sinistra, anche chi è nella prima variante scioglie. Espirate, fronte verso le ginocchia. Inspirate, testa a terra. E inspiro, Shavasana. Trovate la vostra postura. Se volete di nuovo con le piante dei piedi unite, le ginocchia verso l'esterno, palmi verso l'alto, oppure gambe tese con anche due mattoni sotto le cosce. Mi raccomando, se ci sono problemi di schiena, problemi lombari, questa è un'ottima idea. Inspirato Jai, espirato Jai. Se serve fare qualche altro movimento lo fate. Quando vi assettate per questa postura di abbandono, abbandonate anche il respiro Jai per stare con un respiro naturale. Così come nel punto di partenza avete accolto il vostro respiro così come veniva, anche ora, in questo momento, alla fine della pratica, raccogliete i frutti della vostra esperienza, della vostra pratica, e notate come, osservando appunto il respiro dall'inizio a ora, il vostro assetto e mood mentale è cambiato, molto più chiaro, limpido, il corpo attivo. Questa è una postura fondamentale per lasciare sedimentare appunto l'attività delle asane, delle posture connesse al respiro, in sinergia respiro. Quindi ogni movimento di asana va a nutrire, a sostenere una particolare area del corpo, e non solo muscolare ma anche più profonda, organica, in correlazione anche al sistema nervoso. Perché lo yoga senza respiro è solo attività ginnica, ed ecco perché lo yoga è una disciplina totalmente a sé e lontana da ogni altro tipo di attività. Lentamente iniziate a muovere delle mani, dei piedi, potete stirarvi e allungarvi a terra come preferite, e poi piano piano ruotare sul vostro fianco destro, stare in abbandono, qualche altro respiro, senza fretta nel vostro spazio. Con profonda gratitudine e celebrando il vostro corpo, la vostra attenzione, la pratica, anche se magari non è stata sempre costante, siate gentili, buoni. E lentamente meditate a riportarvi di nuovo seduti in una postura comoda, se serve anche un supporto, un cuscino sotto i glutei. Facciamo qualche ciclo di Anulom Vilom Pranayama, unita al So Hum, che è il mantra
Prato vuol dire io sono. Io sono quello spazio di silenzio, quella quiete, quello stato di presenza e che celebra il vostro corpo, la vostra mente, la vostra parte più intima, distringendo una relazione fra questo. Dorso della mano sinistra sul ginocchio, mani in mudra, con la mano destra fate il pugno, pranayama mudra, fate uscire indice e medio. Col pollice andremo a chiudere con un tocco dolce la narice destra, con l'anulare e la narice sinistra, le due dita, indice medio al centro del sopracciglio, un tocco dolce. Schiena lunga e distesa. Andremo a inspirare sinistra, espirare destra, inspirare destra, espirare sinistra. E poi andrò solo a guidare su nell'inspiro, ha nell'espiro. Interiorizzando questo mantra, se ci fate caso anche durante le prossime pratiche, praticando un ujjayi profondo, questo mantra dovrebbe emergere, inspiro, su, espiro, am. Di fate che il vostro respiro sia il vostro mantra. Espirate completamente. Col pollice chiudete la destra, inspirate sinistra, lento, senza suono. Pausa, sospensione, qualche istante, espirate destra. Inspirate destra. Pausa. Espirate sinistra. Inspirate sinistra. Pausa. Espirate destra. Inspirate destra. Pausa. Espirate sinistra. Aggiungiamo il mantra. Inspiro sinistra su, pausa, io sono questo, pura quiete, coscienza, presenza, ispirate ham dalla destra, su, destra, sinistra, su sinistra, pausa, ha destra, inspirate su. Sinistra. Sciogliete la vostra mano destra sul ginocchio. Inspirate solo entrambe le narici. Espirate ham. Inspirate su. Espirate ham. Su. Fate la pausa. Espirate ham. Su.
Lasciate di accompagnare da questo mantra Soham. Io sono questo. Al momento giusto, nel tempo giusto, fare l'esperienza che serve, inspiro. Di nuovo, espiro. Abbandonate, state forti nelle vostre radici, nei vostri valori, inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Potete continuare questa meditazione su questa traccia del Soham, poi abbandonando anche questa tecnica per stare completamente con voi stessi, anche con i pensieri eventuali che arrivano, lasciateli arrivare dolci, poi lasciate abbandonare nel respiro esalante, oppure se il vostro tempo di esposizione è terminato, dolcemente, a sigillo della pratica, portate le vostre mani in preghiera in fronte al cuore. Da qui chiuderemo con un Om e tre Shanti, Om, pace, dentro di noi e intorno a noi. Inspirate. Grazie a tutti e alla prossima pratica.